si comincia alle 7. Cominciamo praticamente con la cottura delle brioche per le ragazze ospiti qua sopra. Dopodiché ci occupiamo praticamente di preparare i centri che entro le 11 ovviamente devono partire. E quindi tocca che tutte le cose siano organizzate già dal giorno prima. Noi ci troviamo la spesa fatta dai nostri magazzinieri e cominciamo immediatamente, ripeto, a produrre tutto quello che serve per i nostri centri. Mi trovo molte volte a contatto con delle persone che hanno subito o hanno avuto un periodo di difficoltà, però sono pronte a rimettersi in gioco. La Minou è del Niger e invece la Min è del Senegal, ma la stessa storia la potremmo raccontare di Bashir del Pakistan, perché comunque anche lui arriva da uno dei nostri centri e da ospite è diventato un laboratorio a tutti gli effetti. Mi viene in mente Andrea, mi viene in mente Piero, che hanno avuto appunto un passaggio della loro vita in un dormitorio e che da questo hanno ricominciato praticamente a risalire.